Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come avrete ben letto dal titolo, oggi vi parlerò di 5 autovetture a trazione anteriore benzina che costano meno di 5.000 euro. Ovviamente auto tendenzialmente sportiveggianti, comunque dei bei giocattolini per divertirsi on a budget. Prima di farvi l'elenco delle vetture da me scelte, se dovessi spendere 5.000 euro cosa prenderei, vi chiedo di iscrivervi al canale, visto che il 97,4% di voi non è iscritto e comunque guarda i miei video. È gratis, mi supportate, fatemi questo piacere di iscrivervi al canale. Detto questo, via con la prima. La prima vettura della lista è la Peugeot 206 RC. Vi parlo dell'RC perché è stata la 206 più potente che hanno fatto. Montava un motore che aveva la seguente sigla: EW10J4S, ed è stato appunto il motore più potente che hanno montato, perché era un 2004 cilindri aspirato da 177 cavalli e 202 Nm di coppia, che le permettevano di fare da 0 a 100 in 7 secondi e 4 e avere una velocità massima di 220 km all'ora, il tutto abbinato a un cambio manuale 5 marce. Ragazzi, non è per niente male, pensate che questa macchina è stata fatta tra il 2003 e il 2006, quindi era veramente una bomba e una chicca, e sono tempi ancora attualmente interessanti, e comunque dinamicamente è molto compatta perché la macchina pesa 1159 kg e quindi è anche molto molto divertente da utilizzare. La competitor dell'epoca era la Clio RS, che secondo me è leggermente meglio, però costano più di 5.000 euro. Se siete bravi, di questa se ne trovano ancora qualcuna meno di 5.000 euro. Quindi ve l'ho inserita così per iniziare, perché secondo me forse è una delle migliori della serie per divertirsi on a budget. Seconda nella lista vi metto la Mini Cooper S R53, ovvero la prima generazione di Mini nell'epoca BMW. Questa macchina monta un 1.6 4 cilindri con compressore volumetrico che fischia da paura e ha un sound veramente pazzesco. Ha 163 cavalli e 200 Nm di coppia, che le permettono di fare 0 a 100 esattamente come la 206 RC, ovvero in 7 secondi e 4, e avere una velocità massima di 218 km orari. Anche questa è veramente una piccola bomba. Il peso è leggermente inferiore alla Peugeot, perché pesa 1215 kg e ha il vantaggio di avere la sesta marcia al posto di 5. Nel terzo posto della lista abbiamo la Toyota Celica T230, ovvero la settima versione della Celica e anche l'ultima, perché dopo hanno smesso di produrla. Questa macchina è interessante oltre al fatto che si paga poco e si ha una macchina che comunque ha una linea secondo me molto bella, è una coupé, quindi è un plus rispetto alle altre due macchine, anche se sono belle anche quelle precedenti. In particolare mi piace tantissimo la Mini come linea. Detto questo, oltre a questa cosa, monta un motore 1.8 4 cilindri aspirato da 192 cavalli e, se non sbaglio, 180 Nm di coppia. Lo stesso motore che troviamo montato anche nella Lotus Elise e Exige. Questo motore montato sulla Celica le permette di andare da 0 a 100, pensate in quanti secondi? Pensatelo. In 7 secondi e 4, ovvero come le due vetture precedenti. Io non so se all'epoca si siano messi d'accordo, ma è una cosa pazzesca. E le permette appunto di arrivare a una velocità massima di 225 all'ora. Questa vettura ha 6 marce, quindi come la Mini appunto abbiamo la sesta, e ha un peso di 1290 kg. Invece, quarta nella lista, c'è l'Audi TT8N, ovvero la sigla della prima serie di TT. Questa macchina è bello perché rispetto alle precedenti possiamo trovarla, oltre a coupé, anche cabrio. Che sia cabrio o coupé, monta un motore 1.8 turbo 4 cilindri con 179 cavalli
e 235 Nm di coppia, che le permettono di fare da 0 a 100 in 7 secondi e 8, quindi abbiamo una macchina che va da 0 a 100 leggermente più lenta rispetto alle precedenti, e di fare una, di avere una velocità massima di 228 km orari. Questa differenza della Celica e della Mini è come la Peugeot, ovvero 5 marce. Il peso è di 1280 kg. In fondo a questa classifica vi ho lasciato una macchina che si è fatta guidare da miliardi di generazioni e tuttora rimane una macchinetta molto, anzi macchinette molto particolari da avere e guidare. Vi sto parlando della Citroën Saxo VTS e della Peugeot 106 GTI. Sia la Citroën che la Peugeot sono praticamente la stessa macchina. Entrambe montano un 1.6 quattro cilindri aspirato che sviluppa 118 cavalli. Sono pochi cavalli, però pensate che questa macchina pesa 1.010 kg, quindi veramente smontando sedili e qualche dettaglio si scende sotto la fatidica soglia dei 1.000 kg. Del peso della vettura, quindi molto molto interessante. Ha 145 Nm di coppia che le permette di andare da 0 a 100 in 8 secondi e 7, quindi ok, lentina, però ragazzi è una macchina molto molto bella da guidare anche questa, e di avere una velocità massima di 205 km orari. Ovviamente essendo macchine un po' più vecchiotte delle altre come generazione, e hanno anche questa a 5 marce, però vabbè, cioè anche le altre ce l'avevano. Detto questo, siamo arrivati alla conclusione di questo video. Sono veramente curioso che voi mi diciate quale delle 5 prendereste. Io sinceramente sarei in crisi tra l'RC, come ho detto all'inizio, perché è tanta roba. Il Cooper S mi piace tantissimo da sempre, la Mini a me piace. E la Celica ha quel 1.800 della Lotus, poi è coupé. Non lo so quale delle quale delle tre prenderei. Forse mi troverei all'angolo con la Mini, la Celica. Non lo so, forse la Mini, non lo so, ma dovrei star lì a perdere tempo e perdermi nei dettagli per poter scegliere una di queste tre. Detto questo, appunto, ditemi quale delle 5 prendereste, e se magari vi piacciono anche altre macchine che secondo voi sarebbero dovute essere in questo video. Vi chiedo di iscrivervi al canale, vi chiedo di mettere mi piace se il contenuto vi è piaciuto, e se volete altri video simili sappiatemelo dire qui sotto nei commenti. Vi ringrazio ancora per la visione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!